Agricoltori italiani divisi sul CETA, l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, entrato in vigore in via provvisoria in attesa della ratifica dei 27. Commentando i dati dell'export dei prodotti agroalimentari italiani in Canada nel primo semestre 2019, la CIA sottolinea la crescita del 16%, quando a livello mondiale l'incremento per lo stesso periodo non è andato oltre il 5%. Ma secondo Coldiretti, da sempre fredda sull'intesa, il CETA rappresenta invece un fallimento e lo testimonia il crollo di oltre un terzo delle esportazioni di parmigiano e grana che pagano il sostanziale via libera al falso Made in Italy. Brusco calo anche per l'olio d'oliva. Vongole e braccio di ferro tra Spagna e Italia. La Commissione europea ha proposto di prorogare al 2020 la deroga ai pescatori dell'Adriatico autorizzati nel 2017 a catturare anche le varietà sotto la soglia dei 25 mm per evitare contraccolpi economici al comparto. Studi scientifici dimostrano infatti che la misura non ha impattato sugli stock. Ma la Spagna accusa l'Italia di concorrenza sleale e assicura: daremo battaglia al Parlamento europeo. Ribattono Movimento 5 Stelle e Lega: no a passi indietro. No a brevetti su piante e semi naturali. La Commissione europea deve fare tutto il possibile per convincere l'Ufficio europeo dei brevetti. Questi prodotti devono restare accessibili a tutti. Lo chiede con una risoluzione il Parlamento europeo. Già nel 2015 l'Eurocamera si era opposta alla brevettabilità di nuove varietà di pomodori e broccoli. Così si rischiano pesanti ripercussioni sulla sostenibilità della nostra agricoltura e sulla salute dei cittadini europei, spiega Paolo De Castro, coordinatore socialisti e democratici in Commissione agricoltura. Dagli studi di economia alla coltivazione dei campi. È il percorso di vita compiuto da Paolo Guglielmi, giovane imprenditore marchigiano, che in libri di statistica ha preferito il ritorno alle terre di famiglia. Per la precisione, quelle dell'azienda Il Lago della Valle a Monte San Vito, in provincia di Ancona. Qui, con l'aiuto della nonna e dei corsi di formazione, Guglielmi ha ridato vita all'azienda di famiglia che rischiava l'abbandono e dove oggi si producono ortaggi e farine. La caratteristica principale è la lavorazione minimale del terreno. Da alcuni anni nell'orto non si entra con il trattore ma con una bioforca. I concimi naturali vengono prodotti in azienda e il terreno è reso più fertile e scuro dall'introduzione di biomassa. Un'attenzione particolare alla cura dei terreni, insomma. Un'attenzione che Guglielmi vorrebbe vedere maggiormente promossa alla politica agricola comune. Credo che siano sicuramente importanti al giorno d'oggi, perché in molti casi servono per integrare il reddito dove molti agricoltori non riescono ad arrivare alla fine. In altri casi, visto che comunque questo contributo della PAC serve per tutelare il territorio, forse andrebbe visto meglio alcuni agricoltori appunto come lo tutelano questo territorio. The Land Mobility Service started in Ireland in 2014 as a pilot initiative. We done a survey and we identified that more than 50% of farmers in Ireland had no identified successors. And at the same time, we had a number of young farmers who were looking for opportunities, who didn't have a viable and sustainable farm at home. Their parents didn't have one, or maybe they were not from a farming background and wanted to develop a career in agriculture. We looked at how could we manage to match both the farmers who had no identified successors but had very viable farms, had great assets, and then we had a bunch of young farmers who had no farms, and how we could bring these two together. So we established the service, and the Land Mobility Service, what it really does is it provides opportunities for farmers. It brings them together. It looks at the different types of collaborative arrangements that they could pursue. It helps them to broker a deal in terms of them arrangements, and then it supports that arrangement into the longer term. To date, we have 520 different arrangements involving 47,000 acres of land, and I suppose we've surveyed some of these farmers that have been involved in these arrangements, and we've found that there is a 65% improvement in the productivity of these farms that have gone into these type of arrangements.